E ora si sono resi conto che non sarebbero in grado culturalmente di reggere l'onda dell'aberrazione culturale che hanno provato a scrivere in questo testo e cercano vigliaccamente di fuggire dalle loro responsabilità, cercando di buttare la polvere sotto il tappeto, mandare la palla in tribuna e dire non ne parliamo più. È una cosa assolutamente inaccettabile, è un tentativo di fuga del PD che sta cercando di rimanere arroccato a qualche parola d'ordine della sinistra che fu, per cercare probabilmente di legittimare altri passaggi che sono, come dire, meno culturalmente confacenti a molta parte dei protagonisti di questa azione politica, e quindi stanno cercando di vendere un'altra volta un intortamento della buona fede dei loro stessi elettori. Cercate di mettere la faccia a quello di fronte alle vostre posizioni e cercate di difendere, se ce la fate, di fronte al vostro elettorato, il tentativo che state portando avanti di impedire ai cittadini di difendere i propri figli e la propria famiglia all'interno delle proprie case. La ringrazio, onorevole Brignani, poi poniamo in votazione velocemente. Eccomi. Presidente, non vorrei sorprendere l'onorevole Fedriga, ma anche noi voteremo assolutamente contro questo rinvio, perché riteniamo che il Parlamento debba assumersi le sue responsabilità. Concordiamo con molto di quello che aveva detto la proposta di legge della Lega. Anche noi abbiamo presentato e abbiamo una proposta di legge che richiama i principi che sono contenuti in questo provvedimento, per cui ci auguriamo che il provvedimento vada avanti e che si passi subito dopo ai voti dello stesso. Grazie. La ringrazio, l'onorevole Fedriga. Per favore, colleghi, onorevole Bianconi, per richiamare il regolamento, prego. Presidente, all'articolo 24,3 il regolamento prevede che un quinto dei tempi del calendario sia garantito alle proposte dell'opposizione. È chiaro quindi che quando la proposta decide di, se venisse rinviata ad altra seduta, quando, come è successo anche su proposte di partiti di opposizione, di gruppi di opposizione che non sono i nostri, sono stati rinviati in commissione, non soltanto all'altra seduta, tale comma dell'articolo 24 viene meno. Non è possibile che da una parte si decide di inviare, ma ancor peggio, le dico, e per questo bisogna andare in giunta, ancor peggio, Presidente, quando si viene in aula in quota opposizione con un testo che non è dell'opposizione ma è della maggioranza.